Travaglini Eugenio, Lupi del Cigno, Alfonsi Matteo 328 a motora, così come Scappa Cristian 327. Allora, come si sta? Pochi secondi dalla partenza. È sempre difficile, i minuti prima della partenza sono sempre molto agitati. Quindi... Lupi del Cigno da dove? È da Nocciano, in Abruzzo. Perfetto, con i cugini molisani come si va d'accordo? Siamo sempre d'accordo con i cugini molisani. Ma tutto bene, dai, ci divertiamo oggi. Sicuramente una bella giornata di sole, di speciali buone, e vediamo che facciamo. Vai. Queste valli, queste colline, come va? Bene, bene, qui è tutto molto bello, solo da vedere, per cui anche da girare, insomma. Certamente, un po' vi invidiamo che, insomma, potete vederlo da vicino in moto. È bellissimo. Infatti questo sport ti regala emozioni pazzesche proprio per i paesaggi, ovunque. Molto bello, grazie. Ok, rompono i motori, si parte. Abbiamo lasciato 9 o 10 anni fa una bella realtà, la ritroviamo dopo 10 anni. Quindi complimenti ai ragazzi perché hanno veramente realizzato un bel percorso e due ottime prove. Ci dicono che comunque sei stato campione italiano più volte. Un tempo sì. L'esperienza quanto conta? Abbastanza, però ormai l'età si fa sentire, quindi... L'entusiasmo quanto resiste? Quello a vita. Perfetto. E mi sembra molto importante, grazie ragazzi. Incontriamo Piero Salvati, presidente comitato regionale FMI Abruzzo e delegato FMI Molise. Manifestazione, ecco, che ritorna dopo 16 lunghi anni qui a Toro. Tanta gioia. Sì, sì, una gran bella soddisfazione, un ringraziamento particolare al motoclub Molise Enduro, giovane motoclub che sta riprendendo quello che di buono è stato fatto in questa regione. Stiamo riportando dei bei numeri. Altri nuovi motoclub stanno arrivando, quindi cerchiamo di far ripartire l'attività agonistica anche qua in Molise. Torna il Molise appunto all'interno di questa disciplina, ma in generale cresce il numero dei motoclub e dei tesserati, quindi cresce sempre di più anche questa disciplina, questo sport. Sì, sì, il Molise ha avuto grandi numeri nel passato, adesso stiamo ripartendo bene, cerchiamo di far avvicinare le nuove leve. Con questa manifestazione speriamo di riportare in federazione tutti i motociclisti che qua in Molise sono in tanti. È doveroso il ringraziamento all'amministrazione comunale, alle amministrazioni degli altri comuni interessati dal percorso, amministrazione provinciale, regione, prefettura, quindi tutti gli organi, gli enti che hanno autorizzato e permesso questa bella manifestazione. Voglio rimarcare anche il fatto che nei paesi, nelle zone, nei luoghi dove ci sono i motoclub che fanno enduro, i percorsi che normalmente vengono utilizzati per fare queste gare, per fare queste uscite, vengono costantemente puliti, monitorati, e quindi queste mulattiere, carrarecce, queste strade possono essere utilizzate, quindi dopo la pulizia, da tutti, quindi da chi va, da chi corre, di chi cammina, dalle biciclette, e fungono anche da percorsi tagliafuoco in caso di necessità. Quindi è un grande lavoro che i ragazzi del motoclub stanno facendo, è importante questo tipo di attività. Roberto Quercio, sindaco di Toro, ecco, sindaco, torna dopo tantissimi anni il campionato regionale enduro. Siamo alla quinta prova, un evento davvero molto partecipato. Sì, siamo contentissimi di questo, infatti ringrazio tutti gli organizzatori, ringrazio tutti gli enti che si sono messi a disposizione, a partire dalla regione, prefettura, insomma tutti coloro che si sono spesi affinché questa giornata fosse di nuovo possibile a Toro dopo di tanti anni. Quindi noi siamo orgogliosi di aver messo a disposizione tutto ciò che potevamo per far sì che questa giornata fosse davvero bella per tutti, una giornata sportiva, una giornata di turismo, perché sono venute tante persone anche dal Lazio, dall'Abruzzo. Quindi siamo contenti di poter ospitare tutti a Toro e che possiamo essere quindi l'unica tappa molisana insomma, in questo campionato regionale. Siamo davvero molto contenti di questa riuscita.
Ecco l'importanza della presenza, del sostegno, della vicinanza dell'amministrazione comunale ad eventi come questo. Sì, sicuramente è importantissimo perché collaborare permette di far uscire insomma, tutto al meglio, no? E quindi siamo stati a disposizione, ma è stato veramente una cosa naturale perché insomma, collaborare fa parte del nostro DNA e siamo contenti di tutti coloro che veramente hanno organizzato perché ce l'hanno messa tutta, a partire dalle associazioni, i patiti di moto enduro, quindi siamo veramente stati una squadra e per questo siamo davvero molto contenti. Tanti gli iscritti, ma soprattutto tutta la comunità unita, dai più piccoli ai più grandi, nel partecipare in questa giornata che poi è anche una giornata di festa. Assolutamente sì, su questo posso dire che Toro è un paese molto attivo, insomma cerchiamo di festeggiare un po' tutto anche perché la quotidianità è sempre complicata da vivere, per cui giornate spensierate, belle, in cui possiamo stare tutti insieme all'aperto come questa sono davvero preziose. Allora abbiamo 336 Mazzoni Daniele, Enduristi Ciociari, Di Fonte Lucalino, DG 337, Di Giorgio Nicolas, Quarta Piena 338. Tutto a posto, speriamo bene, dai. Bella gara finora, tutta bella organizzata, sembrano bravi sti ragazzi. Come va? Bene, bene, bella gara. 20 secondi, Ci proviamo, vediamo cosa facciamo. Motociclisti aquilani qui in Molise, che differenza tra le valli di Toro e quelle di Roio? Ma saranno belle tutte e due, è la prima volta che vengo, ma sicuramente sarà bello anche qui, infatti sarà una scoperta. Perfetto, hai fatto già un giro per testare un attimo? No, tutto nuovo. Vai! Velocemente vi chiedo, come va? Tutto a posto. 351 per Rotta Giovanni. Il motoclub Vecchio Faggio B&T di Marcello Marco 352, 353 Olivieri Antonio Emanuel a Motora. Dunque, per quanto riguarda il 352, come va? Per ora tutto ok, speriamo resti così, preventivo bel tempo, quindi dovrebbe uscire una bella gara. Alla grande, dal vicino Abruzzo, giusto? Sì, Abruzzo. Da dove dall'Abruzzo, diciamolo? Vicino Teramo, e quindi vicino ai nostri colleghi di TV6, facciamo un saluto, tanto ti vedranno. Alla grande, saluto tutti. 359, e MP Racing da dove? Sì, salve, io vengo da Frosolone, sono molisano, però sono iscritto in un team abruzzese. Oh, Frosolone sicuramente è vincente per allenarsi, no? Speriamo bene, anche perché sono fuori a lavorare, quindi con gli allenamenti un poco così, però speriamo bene, dai. Frosolone ci ha dato anche il presidente di questo motoclub che organizza. Esatto, sì. Purtroppo l'ho venuto a sapere dopo, però. Vedi? Allora, un applauso anche per gli amici di Frosolone. Il presidente Michele Credico viene da lì e, insomma, in Molise si possono fare belle cose e si fanno anche lì dove la montagna forse aiuta ad appassionarsi a questa tipologia di disciplina sportiva che, applicata a certi contesti, diciamo, di montagna, di collina, è ancora più avvincente. Dunque, siamo con 361 Pipola Giuseppe, moto SPS ASD, DG, il team di Diodoardo Giovanni, 362, 363 Renato Verì, MP Racing. Anche in questo caso? Sì. Come ci si sente prima della partenza? Sempre un po' di tensione.